Di ciao Como, intanto buongiorno, buon pomeriggio. Sì, è vero, non siamo più in clima di Natale, Natale ormai è passata anche l'Epifania, ma prima di smontare questo bellissimo presepe a grandezza naturale, abbiamo voluto venire a farvelo vedere. Siamo a Erba, siamo all'interno della ditta di Cesare Diotti e siamo con l'assessore Giorgio Meloni, il nostro amico ormai. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici. Buongiorno, grazie, allora grazie. Un presepe davvero splendido della tradizione brianzola, possiamo dirlo, giusto? Certo, certo. Ma tutti gli anni l'amico Cesare fa questi, ogni anno però cambia, cambia soggetti, cambia diversità. Allora vedete, diversità. Qui sono già arrivati i re magi, ovviamente loro inchino davanti alla natività, davvero statue ad altezza naturale, bellissime. Sì, sì, fatte in che cosa? Cesare, intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, in che cosa sono fatte, Cesare? Su quei materiali e plastici che stanno all'aperto e tutto. Quindi resistono anche le intemperie. Sì, 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 tutto. Beh, io ti faccio i complimenti e come anche credo l'assessore ti faccia i complimenti, sì, perché sì, lui poi ha anche abbellito quella rotonda che abbiamo fatto vedere poi una mattinata, no? Certo, bellissima, bellissima, tricolore. Sì, sì, voglio ringraziare anche a nome dell'amministrazione comunale di Erba che fatto questa bellissima rotatoria lì con un gigantesco auguri, esatto. Anzi io ho visto su Facebook che ha ricevuto anche dei complimenti anche dal Giappone. Dal Giappone, bravo Cesare. 5, bravo. Tramite tutti i confermi sono arrivati dal Giappone, da Dubai e poi degli altri posti. Beh, e allora merita davvero un pubblico elogio, Giorgio. Sì, sì, grazie, grazie. Grazie anche poi per questa cosa qui bellissima. Cesare, tu adesso oggi la smonti praticamente, sì, sì. Però ti abbiamo detto aspetta un attimo perché insomma mi sembrava bello, vedete. È proprio la classica stalla del contadino. È la stalla del contadino, bravo. Il grande turco, la scala che va a mettere il freno, la sega per il giro. Esatto. Se guardate tutte le piccolezze, vedete, c'è il grano turco, la lanterna di una volta, c'è la lanterna, c'è la ranza, vieni la qua ranza. Cesare, vieni, sì, vieni sì, qua, sì, sì. Ci sono le pecore ovviamente, sì, sì, c'è il pastore, c'è e c'è anche la contadina. C'è la contadina e c'è anche il fuoco, il caminetto. Il caminetto, quindi questo è veramente uno spaccato della tradizione contadina brianzola, brianzola. Sì, orgogliosamente sì. Brianzola. E allora ho voluto farvela vedere anche se siamo ormai in tema post natalizio, giusto Giorgio? Però sì, ma non c'è problema, non c'è problema. Merita, okay, davvero. Merita, te l'ho detto, ne valeva la pena. È davvero bello. Sì, sì. C'è anche il fiasco del vino, c'è tutto, non manca le balle di paglia. Però è vuota, la Damigiana è vuota. L'ho votata io. La Damigiana è vuota, Cesare. Senti, complimenti. Io. Complimenti ancora perché devo dire che appunto hai uno spiccato senso anche del bene pubblico, mi pare. A me piace le cose che mi faccio come mi sento dopo. Non vuole, ma ha fatto tanto, ha aiutato tante persone, l'oratorio qua di San Maurizio, non ti dico. È uno schivo, ma era giusto farlo vedere. Allora, certo, complimenti certo. Per la rotonda, complimenti per il tuo bellissimo presepe brianzolo. Invitaci quando inauguri il prossimo. Senz'altro. Un tema differente. Sì, cambiano, la novità non è più così. Anzi, questo facilmente lo faccio piazzare davanti alla San Maurizio, alla chiesa San Maurizio, alla chiesa San Maurizio. Che c'è lo spazio più grande, bello. Più grande, più bello. Complimenti a Cesare, ciao Giorgio, grazie, ciao, un caro saluto, ciao Cesare, ciao, bravo, ciao.